Ciao a tutti, oggi esploreremo come i principi del libro, i 15 segreti che le persone di successo conoscono sulla gestione del tempo di Kevin Kraus, possano essere applicati alla sicurezza sul lavoro, rivoluzionando il modo in cui gestiamo le nostre giornate come RSPP e formatori di sicurezza. Il concetto di base del libro è la strategia del 1440. Un promemoria che ogni giorno disponiamo di soltanto 1440 minuti. Questa percezione del tempo come una risorsa finita, che è vitale per comprendere come il suo utilizzo influenzi direttamente la sicurezza sul posto di lavoro. Pensate a quanti incidenti possono essere prevenuti con interventi tempestivi o a quanto stress possa essere ridotto mantenendo un ambiente organizzato e prevedibile. Partiamo dalla strategia del 1440. Il messaggio qui è semplice ma potente. Ogni minuto conta. Nella sicurezza sul lavoro questo non potrebbe essere più vero. Spesso la differenza tra un incidente evitato e uno verificatosi può essere questione di secondi. Educhiamo i nostri team a valorizzare ogni singolo minuto e considerarlo come un'opportunità per migliorare le nostre pratiche di sicurezza, per osservare l'ambiente circostante e agire proattivamente. Passando al concetto di Most Important Task o MIT, l'idea è identificare quotidianamente l'attività che merita la nostra massima attenzione. Per un RSPP, questo potrebbe significare condurre un'ispezione su una macchina specifica che ha mostrato segni di malfunzionamento o implementare un programma di formazione per ridurre gli infortuni in un reparto dove sono stati frequenti. Stabilire chiaramente queste priorità non solo ottimizza il nostro tempo, ma rafforza anche la cultura della sicurezza all'interno dell'azienda, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e attento. Il passaggio da liste di compiti a una programmazione dettagliata è un altro segreto che possiamo adottare. Le to-do list sono spesso un cumulo disordinato di impegni che stressano più di quanto aiutino. Invece, programmare specificatamente attività per ciascun giorno, con gli obiettivi chiari e scadenze definite, libera la mente e consente di concentrarsi su ciò che è veramente importante. Come RSPP, utilizzare un calendario ben organizzato per le verifiche di sicurezza, le sessioni di formazione e gli audit può ridurre significativamente la probabilità di errori o omissioni. Integrare questi principi di gestione del tempo con le teorie della sicurezza di Sydney Decker, il quale sottolinea l'importanza di capire la complessità dei sistemi umani nei contesti ad alto rischio, ci permette di sviluppare un approccio più olistico alla sicurezza. Questo significa non solo pianificare il nostro tempo, ma anche comprendere come le interazioni umane all'interno di questi sistemi possano essere ottimizzate per prevenire fallimenti e promuovere una maggiore resilienza organizzativa. Applicare i segreti del successo personale alla sicurezza sul lavoro non riguarda solo la gestione del tempo, ma anche la modifica della cultura aziendale. Incoraggiando ogni dipendente a considerare il tempo come una risorsa preziosa, possiamo migliorare non solo l'efficienza, ma anche l'atteggiamento generale verso la sicurezza. La formazione continua e l'educazione ai principi di autogestione del tempo sono quindi essenziali. Adottando questi metodi, le organizzazioni possono vedere miglioramenti tangibili, riduzione degli infortuni, maggiore conformità alle norme di sicurezza e un incremento della soddisfazione dei lavoratori. Questi cambiamenti non solo miglioreranno la sicurezza, ma anche l'efficienza operativa, creando un ambiente di lavoro in cui la sicurezza è una responsabilità condivisa e valorizzata da tutti. In conclusione, mentre noi come RSPP e formatori ci dedichiamo a proteggere la vita e l'integrità dei lavoratori, è fondamentale riconoscere il tempo come la nostra risorsa più limitata e preziosa. Utilizziamola con saggezza, pianifichiamo con attenzione
e creiamo una cultura di sicurezza che valorizzi ogni minuto a disposizione.